che non solo naturalmente per cui il ministro di Cana è scritto da Mario, nella parete di Filippo, ancora una volta che scrivo, e poi le ripeto ad alta voce queste parole. Presenza sonora che rende questa imbarcazione, i suoi sparsi elementi, le vele, i cordami colorati che stanotte sembrano i fili di Penelope narrati da Omero, cose reali, distinguibili, presenti, dotate di voce, dotate di senso. Yeah.